Il PIL, prodotto interno lordo, cioè la produzione di ricchezza in un anno dell'area OCSE, rallenta nel secondo trimestre dell'anno con una crescita dello 0,5% rispetto allo 0,6% registrato nei primi 3 mesi del 2019. La frenata riguarda tutti i maggiori paesi dell'organizzazione, con Italia che registra una crescita pari a zero, sia nel confronto con il primo trimestre che con lo stesso periodo del 2018. Nel confronto annuale, l'economia italiana è stata la peggiore tra i paesi del G7, i grandi sette dell'economia, che hanno messo a segno in media una crescita dell'1,6%, uguale a quella dell'area OCSE. Tra i paesi del G7, rileva l'OCSE nelle ultime statistiche trimestrali, la crescita del PIL ha subito tra il primo e il secondo trimestre 2019 un marcato rallentamento nel Regno Unito, meno 0,2%, dal più 0,5% nel trimestre precedente, e in Germania a meno 0,1%, da più 0,4%. La crescita del PIL ha rallentato, ma più moderatamente negli Stati Uniti e in Giappone, rispettivamente più 0,5 e al più 0,4, dal più 0,8 al più 0,7 nel trimestre precedente, e marginalmente in Francia, da più 0,3 a più 0,2, e in Italia da più 0,2 a 0. La frenata è visibile anche nei dati relativi all'Unione Europea, da più 0,5 a più 0,2%, e Eurolandia da più 0,4% a 0,2%. Su base annua, l'area OCSE ha registrato un aumento del PIL dell'1,6%. Tra le sette principali economie, gli Stati Uniti hanno messo a segno la crescita annuale più elevata, più 2,3%, mentre l'Italia, sottolinea l'organizzazione, ha registrato la crescita annuale più bassa, 0,0%. La Germania è cresciuta dello 0,4% e la Francia dell'1,3%. Il PIL del Regno Unito è aumentato dell'1,2%. La media dell'Unione Europea è stata 1,3% di aumento e quella di Eurolandia di 1,1%. Noi, l'Italia, è ferma assolutamente a zero e questo zero comunque comporta un peggioramento dei conti pubblici. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.